Quando nel febbraio, gennaio-febbraio del 1966 l'università, la facoltà di sociologia di Trento viene occupata, senz'altro stiamo parlando di qualcosa che ha delle caratteristiche inedite, o comunque delle caratteristiche non così comuni al movimento studentesco e alla storia politica d'Italia per quello che sarebbe poi successo negli anni a seguire. Sociologia a Trento, la facoltà di sociologia, era stata pensata da notabili democristiani come una delle università che serviva a formare una classe dirigente nuova, per il partito democristiano. Soprattutto aveva delle caratteristiche in più, prima tra le quali era quella di essere una delle poche università in cui all'epoca si poteva accedere indipendentemente da quella che era la formazione liceale. E così, nella stessa fase in cui assistiamo in Italia ad un'enorme crescita di quella che è la popolazione studentesca sul piano nazionale, vediamo la crescita di questa sociologia di Trento, dove gli studenti iniziano a mobilitarsi e ad avanzare le proprie richieste per poter intervenire in quella che è la discussione sulla didattica, in quella che è la prospettiva di formazione che viene data ai singoli studenti. E così sociologia, che diventa un'università frequentata da studenti che arrivano da tutto il nord Italia, ma anche dal sud Italia, e che tendono ad avere sempre più estrazioni sociali diverse. Ormai l'università nel 1966 non è più solo l'università per i figli della borghesia o dell'alta borghesia, ma inizia ad essere popolata da una popolazione più vasta. Ci sono indubbiamente studenti lavoratori, ci sono tanti figli di piccolo borghesi che alla ricerca di un'ascesa sociale decidono di iscrivere i figli all'università, ma ci sono anche i primi figli dei proletari che iniziano a iscriversi all'università. E così Trento è una città particolare, perché a Trento, accanto a questa università che vuole essere presentata come un'università d'avanguardia, abbiamo anche la presenza di una qualsiasi città di provincia che però diventerà uno dei centri fondamentali del 68, in cui proprio la protesta studentesca emergerà con una forza che non potrà fare a meno di coinvolgere tutte le università e praticamente tutti gli studenti del paese. Un altro episodio che anticipa il 68 è sicuramente nel 1966 a Roma. Siamo al 27 di aprile, quando Paolo Rossi, studente socialista, militante dell'UGI, l'Unione Goliardica Italiana, viene ucciso dai fascisti. Ucciso dai fascisti, il suo omicidio, che avverrà proprio nel cortile, all'esterno, sulla scalinata dell'università della Sapienza, non avrà e non saranno mai trovati i colpevoli. Ma quel fatto di fatto arriverà a mobilitare in massa la popolazione studentesca della Sapienza. In risposta all'omicidio, gli studenti chiederanno le dimissioni del rettore. A sostegno degli studenti della Sapienza interverranno i vari politici dell'epoca, anche Paietta interverrà in quelle che sono le vicende universitarie di quell'epoca, i vari dirigenti del Partito Comunista si presenteranno alla Sapienza a portare solidarietà agli studenti. Di fronte alla protesta studentesca e all'occupazione dell'università, il rettore dell'università chiede l'intervento della polizia. A questo punto a Roma, attorno a questa mobilitazione degli studenti, la protesta si estende ulteriormente e arriva a coinvolgere anche i quartieri circostanti alla Sapienza. Anche la popolazione di San Lorenzo interviene a sostegno della protesta, tutti i partiti di sinistra, Partito Comunista e Partito Socialista, intervengono a sostegno di questa protesta. Chi guida la mobilitazione è l'UGI. L'UGI che cos'era? L'UGI altro non era che la struttura universitaria di intervento proprio all'interno di quelle che erano le università dell'Italia degli anni 60, guidata dal Partito Comunista e dal Partito Socialista. E l'UGI diventerà in questo particolare contesto
se vogliamo, la testa, la guida, la direzione del movimento che si esprimerà, ma che già sta esprimendo contenuti più radicali. Infatti la richiesta agli studenti di dimissioni del rettore dell'università a un certo punto arriverà. Gli studenti non intendono lasciare la lotta, non intendono abbandonare la lotta, ma intendono portarla avanti, intendono portarla ad un livello di scontro ancora più alto. Ma la risposta delle direzioni dell'UGI, delle direzioni dei partitini universitaria è quella della ritirata. Questa ritirata lascerà in un poco l'amaro in bocca agli studenti, che pur avendo ottenuto le dimissioni del rettore si troveranno all'opposto a sentire, a percepire quella ritirata, quell'abbandono dell'occupazione come una prima sconfitta. Potremmo dire che in questi avvenimenti noi abbiamo già un'anticipazione di quello che poi su larga scala vedremo nel corso del 67 e del 68. Siamo nel gennaio del 1967, quando il ministro dell'interno, Taviani, invia una circolare a tutti i prefetti. La circolare che invia i prefetti riguarda l'università. Tradizionalmente in Italia l'intervento della polizia nelle università avveniva sulla richiesta del rettore. Con la circolare di Taviani viene invertito il rapporto. Il rettore può chiedere piuttosto che la polizia non intervenga. Capite che questo qua è una svolta in quella che è anche la gestione della politica e della politica studentesca anche all'interno dell'università, e rappresenterà un passo in più, una sfida in più verso gli studenti in quella che era la gestione molto autoritaria che veniva fatta dell'università dall'epoca. Tra l'altro la circolare di Taviani sarà avvallata e sostenuta anche dall'allora ministro dell'istruzione, Gui. Gui negli stessi anni, anzi per la verità nel 1965, aveva proposto una riforma dell'ordinamento scolastico. Riforma dell'ordinamento scolastico che fondamentalmente andava a scaglionare, a sezionare ancora di più quello che era l'avanzamento del percorso scolastico dello studente, comportando nei fatti un ulteriore, come dire, una serie di passaggi, di limitazioni, di gradini in più che andavano ad incentivare, ad aumentare ancora di più quella che era la selezione di classe all'interno del percorso scolastico. L'insieme di questi elementi fa sì che nel gennaio del 1967 le occupazioni inizino a moltiplicarsi. Abbiamo le prime università che proprio in risposta a questa circolare Taviani, in risposta all'intervento della polizia che sistematicamente, sempre più spesso, viene inviata all'università, che decidono di resistere. Per lo più all'inizio resistono passivamente alla polizia, ma in questo contesto, in quello che sono i primi mesi del 1967, masse di studenti sempre crescenti si trovano sempre più spesso a confrontarsi con la polizia, che sistematicamente interviene negli atenei, sistematicamente sposta di peso gli studenti, svuota queste occupazioni intervenendo con la forza, e di mezzo abbiamo, come dicevo anche prima, questa resistenza passiva che per lo più viene opposta dagli studenti. Le prime occupazioni che registriamo tra l'11 e il 28 di gennaio del 67 sono quelle di Pisa, di Bologna, di Cagliari e di Camerino, ma presto questo movimento tende a, come dire, a diffondersi a macchia di leopardo a tutti quelli che sono i principali atenei italiani, per poi arrivare veramente a coinvolgerli tutti, dal primo all'ultimo nel corso del 67 e del 68 poi. Alle occupazioni di gennaio segue Pisa, che tra l'8 e l'11 febbraio vede l'occupazione della Sapienza, a cui segue lo sgombero della polizia. Lo stesso copione si verifica a Torino il 9 febbraio con l'occupazione delle facoltà umanistiche e nuovamente l'intervento della polizia che arresta, denuncia e a cui seguono ulteriormente anche i provvedimenti disciplinari da parte della dirigenza universitaria. Assistiamo a studenti che vengono sospesi, a studenti, specialmente i dirigenti delle proteste, che vengono sistematicamente allontanati dall'università. E così febbraio è un mese che continuamente vede la chiusura di un'occupazione e l'apertura di un'altra, o di altre due, o di altre tre, o altre ancora di cui si arriva a perdere il conto. E così arriva il turno di Napoli, a marzo arriva quello di Genova, di nuovo arriva il turno di Trento, con manifestazioni in sostegno alla lotta in Vietnam, che vengono disperse dalla polizia. E così
assistiamo a questa crescita costante del movimento, appunto questa macchia di leopardo tende a farsi macchia d'olio, il movimento si moltiplica e così nell'autunno del 1967 il movimento studentesco, partendo da quelli che erano una serie di centri, generalizza, diventa un movimento di massa. Fino ad allora gli studenti avevano delle proprie rappresentanze universitarie. All'epoca esistevano quelli che venivano chiamati parlamentini di interfacoltà. Questi parlamentini di interfacoltà erano delle sorte di piccoli parlamenti interni alle università che tendenzialmente erano eletti da qualcosa come non più che il 10%. Dagli studenti, e all'interno di questi parlamentini iniziavano a fare carriera quelli che poi sarebbero diventati i futuri dirigenti del PCI, del PSI, della Democrazia Cristiana e via dicendo. In generale chi aveva un ruolo abbastanza affermato in questi parlamentini e chi si esprimeva come la componente di sinistra appunto era questa Unione Goliardica Italiana, che già citavamo all'inizio e che era la struttura universitaria di riferimento del Partito Comunista e del Partito Socialista. Questi parlamentini di interfacoltà a un certo punto tendono a svuotarsi sempre più di credibilità. Prima parlavamo della crisi di credibilità che hanno in occasione dell'occupazione, anzi del ritiro dall'occupazione della Sapienza di Roma nel 1966, ma questo crollo di credibilità si determina poi all'interno di tutte le università italiane, tant'è che questi parlamentini non verranno più eletti tra il 1968 e il 1973, e questo ci dà l'idea di quanto quel movimento tenda a sbugiardare completamente, a svuotare del loro contenuto di fatto, di finzione, tutte quelle che erano le istituzioni universitarie. Il 1 novembre del 67 nuovamente viene occupata l'Università di Trento. Capite che Trento, come prima dicevo, era uno dei centri nazionali della protesta e lì assistiamo ad un mese di assemblee, sit-in. In particolare l'elemento dell'assemblea è un aspetto caratterizzante, su cui senz'altro poi torneremo, all'interno delle occupazioni, perché l'assemblea era visto come il momento centrale di organizzazione, il momento centrale di elaborazione, di dibattito per tutto il movimento studentesco. E queste assemblee rifiutavano l'ottica della delega, ma erano assemblee che rivendicavano in continuazione il fatto di essere aperte a tutti. Aperte a tutti significava in una fase di mobilitazione di massa che inevitabilmente introiettavano al proprio interno quelle che erano le rivendicazioni reali che venivano poi dalla base di un movimento e si trasferivano su quella che poi erano le decisioni, l'elaborazione, la direzione presa da questo movimento. Un altro centro che, se vogliamo, ci può anche stupire un po' di quella che fu la protesta studentesca, lo individuiamo il 18 novembre del 67, l'Università Cattolica di Milano. L'Università Cattolica, se vogliamo, era un altro di quei centri di formazione dei notabili della DC, della Democrazia Cristiana. Per la verità, la Cattolica di Milano in quegli anni aveva, in particolare tra il 66 e il 67, aveva assistito a delle notevoli trasformazioni. Giusto per dare un dato, tra il 66 e il 67 la Cattolica di Milano vede un boom di iscrizioni pari a 18.000 unità. E in questo boom una fetta importante è costituita da studenti lavoratori, studenti che studiano e simultaneamente fanno dei lavori proprio per potersi mantenere l'università. Questi studenti spesso volentieri hanno anche un'estrazione proletaria e proprio spinti, se vogliamo, da quell'ansia che stava crescendo anche nella società italiana, poi in larga parte frustrata, proprio di ascesa sociale, arrivano ad iscriversi all'università. La protesta all'Università Cattolica, l'occupazione alla Cattolica di Milano, si fonda su che cosa? Viene a un certo punto stabilito dal Consiglio di amministrazione della Cattolica un aumento delle tasse pari al 50%, questo inevitabilmente genera forti malumori. E questo non solo porta la protesta, come dire, a intervenire su questo
aumento delle tasse, ma porta gli studenti a spingersi anche più in là. Infatti gli studenti chiedono che i bilanci dell'università vengano resi pubblici, chiedono la revoca ovviamente dell'aumento delle tasse e chiedono anche l'istituzione di una rappresentanza all'interno del CDA. In quella che è l'esperienza della Cattolica potremmo sintetizzare quella che è l'esperienza che poi riguarderà decine e decine di migliaia di studenti in tutta Italia, nel senso che inizialmente gli studenti rivolgono pacificamente al rettore e al consiglio di amministrazione dell'università le proprie richieste. Probabilmente non si attendono un livello di chiusura e una risposta così dura da parte dell'università, ma la chiusura della dirigenza fu totale. Alla resistenza passiva degli studenti, che successivamente decideranno per protesta di occupare l'università, i dirigenti, il CDA, il rettore dell'università, deciderà per 150 sospensioni, 25 espulsioni, dal quale però deriverà l'ulteriore risposta agli studenti. Infatti la Cattolica sarà ulteriormente occupata per 10 giorni finché si otterrà appunto il ritiro dei provvedimenti disciplinari. E così la protesta continua, si estende, come dicevo prima, a macchia d'olio. Torino, 27 novembre, abbiamo un mese di occupazione contro l'autoritarismo, un mese che va avanti fino allo sgombero con la polizia che avviene il 27 di dicembre, e anche qua 100 sospesi e 30 denunciati, quindi la linea da parte dello Stato, dai prefetti, continua ad essere una linea in tutto e per tutto repressiva. In risposta allo sgombero iniziano le occupazioni bianche, quindi l'occupazione, l'intervento durante le elezioni, disturbo sistematico delle elezioni con la richiesta di discutere di quelli che sono percepiti come i temi caldi del momento, quindi del Vietnam, dell'America Latina, della repressione, poi anche un momento in cui vanno parecchio a discussione sulla psicanalisi, e le richieste sono queste. La risposta del rettore nuovamente è la chiusura totale di tutta l'università e ulteriormente 64 denunce, tra l'altro molto caldeggiate da parte di quelle che erano le istituzioni, forze dell'ordine, prefetture e via dicendo. E così potremmo citare altri casi. Genova, di fronte a una nuova occupazione, la risposta è quella di 200 arresti. E situazioni analoghe si verificano a dicembre ancora a Napoli, a Venezia, a Ca' Foscari, a Padova, scioperi bianchi, e di nuovo Pavia, Genova, Padova, Napoli. Tutto si accompagna spesso e volentieri con scontri con la polizia. La caratteristica di queste lotte è che però non stiamo parlando di lotte coordinate tra loro, non c'è un centro, non c'è un'organizzazione capace di dirigerla. Poco fa si diceva dell'UGI, in realtà potremmo dire che tante volte i militanti, gli attivisti, i dirigenti naturali che emergono di queste lotte in realtà vengono dall'UGI spesso e volentieri, e ancora di più vengono dai partiti tradizionali, dalla classe operaia italiana, quindi vengono dal Partito Comunista, alcuni dal Partito Socialista, tanti altri vengono dal PSIUP, e queste lotte, non coordinate tra di loro, tendono a influenzarsi a vicenda, quindi a innescare una lotta da un'altra parte per via della solidarietà che viene data all'università vicina, l'una diventa esemplare nei confronti dell'altra, e in generale tutte queste lotte, almeno in una prima fase, assumono un carattere, direi innanzitutto sindacale, per poi evolversi sul piano politico. Per quello che riguarda il piano sindacale potremmo sintetizzarla così: queste lotte esplodono senz'altro dando rilievo a quella che è la carenza dell'università, la carenza dei programmi, nelle strutture, eccetera. Sui programmi soprattutto si critica l'anacronismo, cioè si sostiene che quello che viene insegnato nelle università fondamentalmente serva più a formare dei burocrati, dei notabili assoggettati, e fondamentalmente non a formare delle conoscenze al pari passo con quelle che sono le esigenze della contemporaneità. Altra contestazione viene fatta sull'aumento delle tasse,
elemento centrale in generale, poi caratterizzante dell'elaborazione, sarà proprio quello invece sulla selezione di classe, in cui, giusto per dare un dato, si calcola che all'epoca, almeno nel 1968 e circa fino al 1972, della popolazione universitaria arriva a laurearsi solo il 40%, non questo perché siano dei fannulloni o perdano troppo tempo nelle proteste, ma banalmente perché anche la composizione sociale dell'università era cambiata e gli studenti di estrazione proletaria, piccolo borghese, che non avevano le condizioni economiche per continuare a sostenere questo sforzo sul lungo periodo, spesso andavano incontro all'abbandono, in un contesto dove si calcola però che circa l'80% di coloro che uscivano dai licei e dai tecnici si iscrivevano all'università. Questo ci fa capire da un lato la composizione sociale, poi le iscrizioni all'università, e da un altro lato il livello di selezione proprio di classe in fase di uscita, di laurea, diciamo. La lotta diventa davvero generale, coinvolge davvero tutto il paese all'inizio del 1968. Qua assistiamo nella protesta, abbiamo Pisa, Torino, Firenze, Napoli, Trento, Roma, eccetera, eccetera. E la lotta passa, se vogliamo, qui dal sindacale al politico. Che caratterizzano in questa fase le proteste, indubbiamente, sono le rivendicazioni antiimperialista, e antiimperialiste, con la centralità appunto della lotta del Vietnam, che diventa esemplare per i movimenti studenteschi a livello rivoluzionario, a livello mondiale. E poi l'altro aspetto, che si lega sicuramente a quello che l'autoritarismo e la repressione vissuta dal movimento studentesco nella fase delle occupazioni, di contestazione sistematica a quello che è l'apparato repressivo statale capitalistico. Viene fatta un'associazione diretta tra quella che è la selezione di classe nel percorso scolastico e quello che è poi la risposta data da parte dello Stato e dell'università alle proteste degli studenti, e viene associato a quello che in generale è il ruolo repressivo incarnato dallo Stato borghese. Le occupazioni in questa fase continuano proprio sulla base di questo scontro che si determina. Occupazione, sgombero da parte della polizia. Occupazione, sgombero da parte della polizia. Tutto sempre ovviamente accompagnato da botte, denunce, eccetera. A gennaio, il 26 gennaio, viene occupato il primo liceo d'Italia, il Berchet di Milano, dove una volta di più il tema caratterizzante della lotta, della protesta, della contestazione è proprio quello dell'autoritarismo operato da parte degli insegnanti. E così le proteste nell'università vanno avanti. Il culmine del movimento, indubbiamente, si verifica a febbraio e probabilmente questo è anche il momento di maggior creatività del movimento, nel senso che in questa fase tutte le occupazioni che si verificano tendono a produrre, anzi si organizzano in assemblee, quelle assemblee tendono sempre a produrre dei documenti, tendono a scrivere, e la contestazione si fa abbastanza sistematica. In questa fase si fa anche apertissima la contestazione verso che sono quali anche i prof progressisti, ma non solo, anche la contestazione in questa fase in particolar modo si orienta anche contro quelle che sono le burocrazie del PCI e del PSI, verso quella che è il ruolo dei sindacati. E sicuramente, prima parlavo dei parlamenti studenteschi, capite che in questa fase si tendono a svuotarsi del tutto, a perdere ogni credibilità. In particolare la contestazione a questi gruppi viene da quelli che sono i gruppi filocinesi. Perché dico dei filocinesi? In realtà non c'erano dei gruppi sistematicamente filocinesi, oppure c'erano anche, indubbiamente c'erano questi gruppi filocinesi che rivendicavano il maoismo, che si davano un'impostazione, un taglio, una rivendicazione maoista, ma più in generale quello dell'influenza del maoismo sul movimento studentesco possiamo percepirlo più su larga scala, nel senso che il maoismo e la rivoluzione culturale vengono individuati dagli studenti come
un elemento fondamentale di contestazione al burocratismo espresso dal Partito Comunista e dall'Unione Sovietica. La rivoluzione culturale arriva in Italia e viene percepita e descritta in Italia dagli studenti come la risposta, una risposta di massa, tra l'altro una risposta giovanile, a quello che era il tentativo da parte di una fetta della burocrazia del Partito Comunista cinese di distruggere il socialismo. E quindi ingenuamente quella protesta non viene eletta, se vogliamo, anche la rivoluzione culturale come un regolamento di conti interno a settori della burocrazia del Partito Comunista cinese, ma appunto viene eletta come una protesta di massa, poi trascurando tra l'altro la repressione che segue proprio la mobilitazione di massa attorno alla rivoluzione culturale. Questa contestazione, che diceva, porta, cioè diventa evidente il tentativo da parte dei dirigenti comunisti di interloquire col movimento studentesco. Ci prova Berlinguer, ci prova anche Ingrao, entrambi a Torino vengono respinti dagli studenti in occupazione, ci provano anche Moravi e Pasolini, che a loro volta vengono come dire, associati a quella burocrazia traditrice del Partito Comunista e contestati. Ma arriviamo ad un ulteriore salto di qualità e penso decisivo poi per la formazione dei movimenti negli anni a seguire. Valle Giulia, Roma. Siamo al 29 di febbraio del 1969. La polizia interviene e caccia gli studenti dalle facoltà occupate. Così per il 1 marzo viene indetta una manifestazione che deve partire alle ore 10 a Piazza di Spagna, Roma, e la manifestazione viene indetta come una manifestazione appunto contro la repressione della polizia, ormai fattore direi ordinario di quegli anni. In Piazza di Spagna si raccolgono tra le 4 e le 5.000 persone e così si dirigono in corteo verso Valle Giulia, dove c'è l'Università di Architettura. Il corteo pare che proprio nel corso del tragitto tenda ad ingrossarsi sempre più. Qualcuno riferisce addirittura che gli studenti o comunque il corteo arriva ad essere composto da qualcosa come 10.000 persone. Arrivati all'università, la richiesta, o meglio, l'obiettivo di questo corteo sarebbe di arrivare all'università e chiedere uno spazio per svolgere e pretendere, seppure, oppure uno spazio per svolgere questa assemblea. La realtà è un'altra, perché quando il corteo arriva a Valle Giulia, sulla scalinata di fronte a sé, che porta appunto all'accesso all'atrio dell'università, gli studenti si trovano la cenere schierata sulla scalinata. Questo è uno degli episodi in cui gli studenti non resistono passivamente, ma l'obiettivo degli studenti in questo contesto è quello di voler entrare all'università e di arrivare ad occupare l'università. Nel giro di poco la polizia carica e gli studenti rispondono. E così dal parco attorno all'università vengono divelte panchine, raccolti sassi, pietre, rami degli alberi e così iniziano gli scontri con la polizia. La polizia non è in grado di reggere l'urto dagli studenti e così a un certo punto è costretta a chiamare i rinforzi e arrivano altri due pullman che portano polizia e carabinieri a reprimere gli studenti. Le sassaiole si moltiplicano, i pullman vengono presi e sassate, un autoblindo viene distrutto, va a fuoco addirittura un pullman, due camionette e addirittura una Fiat 600 dei carabinieri. Gli studenti, infatti, in quel particolare frangente, riescono ad entrare all'università, a sfondare il portone e occupare l'università. In realtà poi l'occupazione durerà solamente una decina di minuti, perché presto la polizia riuscirà ulteriormente ad entrare e di nuovo a prendere il possesso dell'università. La risposta della polizia sarà ancora più violenta, fatta di arresti, di fermi e di botte che continuano a danno degli arrestati anche nel tragitto che va dall'università fino alla questura. I feriti non mancano, i feriti sono 300, ma in questo caso, come dire, ad averle buscate non sono solamente gli studenti, ma anche la polizia. Infatti parliamo di circa probabilmente 150 feriti tra gli studenti e 150 invece tra gli uomini delle forze dell'ordine.
A fine febbraio arriva decisamente il momento delle scuole superiori. Milano è all'avanguardia della protesta, scendono in lotta il Parini, il Manzoni, Einstein, Carducci, Berce, Brera, Schiaparelli, Virgilio, Galvani, Volta, Leonardo, Verdi, da Siena, Umanitaria e altri ancora. Gli studenti scendono in piazza in 10.000. Alla repressione, uno dei motivi proprio scatenanti, maggiori scatenanti di questa protesta, è proprio dare una risposta alla repressione. E al movimento degli studenti di Milano segue Roma, segue Palermo, Torino e Bologna, dove assistiamo ad altre occupazioni di licei. Il movimento inizia a refluire verso la fine di marzo. La contestazione si era concentrata sulla visione della scuola come elemento di riproduzione del potere borghese, come strumento nelle mani della classe dominante per disciplinare gli studenti e renderli fondamentalmente dei perfetti, come dire, impiegati di questa macchina capitalistica. Altro elemento centrale che bisogna considerare in tutto lo svolgersi delle proteste è proprio la rivendicazione autogestionaria, quindi appunto lo dicevamo prima, quella della centralità dell'assemblea. Infatti in generale lo strumento centrale della contestazione, della mobilitazione studentesca del 67-68 è proprio quella dell'assemblea. Dicevamo prima l'assemblea aperto a tutti, l'assemblea come strumento e organismo di massa, che dicevamo anche questo, prima porta appunto una visione, il sentimento di massa all'interno della lotta. La spinta di queste mobilitazioni spinge a cercare riferimenti politici alternativi a quello del modello dominante, alternativi al capitalismo. Questo fa sì che nella ricerca di alternative fondamentalmente si immettano in quella che è l'analisi e la proposta che viene fatta, come dire, una serie di idee anche confuse. Citavamo prima il ruolo del maoismo, ma in generale questa ricerca più o meno spontanea porta a recuperare Engels, Marx, Gramsci, Stalin, Lenin, Trotsky, Bordiga, Malatesta, Bakunin, quindi fondamentalmente andare anche un po' a rispolverare tutta una serie di elementi che vengono dalla storia del movimento operaio. Ma in generale si potrebbe piuttosto sottolineare che alcune delle concezioni fondamentali che andranno a influenzare poi gli anni a venire della protesta studentesca, della lotta degli studenti, e poi non solo dalla lotta degli studenti e negli anni a venire nello sviluppo di quelli che sono i gruppi rivoluzionari della sinistra, dell'estrema sinistra italiani, vanno piuttosto cercati all'interno di quella che era, come dire, la visione, oppure potremmo dire la deformazione del marxismo, che viene dallo sviluppo dell'operaismo, dalle concezioni operaiste nate nel corso degli anni 60, da riviste come Quaderni Rossi, piuttosto che Classe Operaia, tra l'altro riviste che avevano chiuso pochi anni proprio prima della protesta studentesca, no? Che porteranno le proprie concezioni all'interno di quella che è la lotta degli studenti. Le concezioni operaiste saranno quelle che, come dire, convinceranno anche una fetta importante di studenti proprio di fronte al riflusso del movimento di massa ad orientarsi verso le fabbriche, verso la classe operaia. E in questo orientamento che porterà in una fase di riflusso proprio del movimento studentesco, alcuni tra i migliori attivisti studenteschi di fronte ai cancelli delle fabbriche, come dire, ci saranno anche le basi di quello che poi sarà l'autunno caldo, di quelle che saranno le lotte operaie nel corso del 68 e del 1969. E necessariamente contribuiranno a quella che è anche una politicizzazione del movimento operaio. Su tutte si potrebbe citare, come dire, la concezione proprio che viene dall'operaismo e che si forma ancora di più nel corso del 68 su quella dell'autonomia del movimento, che da un lato rigetta quello che è l'idea, il ruolo del partito rivoluzionario, quindi anche l'idea del partito centralizzato in grado di dirigere le mobilitazioni, di dargli un programma politico, di dare una prospettiva, e rimanda la questione alla lotta.
una delle idee che proprio nascono dal 68 e vengono promosse in quelle che diventeranno famose come le tesi di Pisa, delle tesi, appunto, un documento prodotto nel corso delle occupazioni della Sapienza di Pisa, frutto anche delle elaborazioni di uno di quelli che poi diventerà uno dei dirigenti di Lotta Continua, Adriano Sofri. Quindi l'idea che il Partito Rivoluzionario non sia da preparare, non vada organizzato, preparato, radicato sulla base anche delle esperienze passate del movimento operaio e sulla base di una direzione che deve essere in grado di esprimere nel corso della lotta, ma piuttosto l'idea che il Partito Rivoluzionario nasca nel corso degli eventi e quindi che non ci sia la necessità di un'organizzazione generalizzata, ma che in un qualche modo l'organizzazione nasca proprio come espressione delle lotte, che proprio le lotte stesse siano in grado, con una loro autonomia, che tante volte è l'autonomia, come dire, della volontà, è l'idea che il soggetto possa essere indipendente da quello che è il processo più generale e che quindi sulla base della volontà dei soggetti, delle organizzazioni, dei militanti, dei movimenti, i movimenti possono avere appunto un'autonomia dal resto del processo storico e quindi con la propria volontà, indipendentemente da quello che è il quadro oggettivo, indipendentemente da quello che è la necessità di un'elaborazione tattica, di una lettura di quello che è il ruolo delle altre organizzazioni, da una lettura anche di quello che è l'orientamento e il rapporto della classe operaia con le organizzazioni di massa, che in questi casi sono il PCI, il PSI e la CGIL, l'idea che tutto, al netto di un certo gradualismo, si fondi sull'idea di spingere la lotta più in là, un ottenimento continuo, graduale, se vogliamo anche poi il nome, su questo ci torneremo, di una di queste organizzazioni rivoluzionarie o pseudo-rivoluzionarie dell'estrema sinistra in quegli anni, Lotta Continua, nel suo nome esprime questa concezione, questo gradualismo, l'idea che gradualmente ci sia una lotta continua che ci porti ad acquisire sempre più punti, sempre più conquiste. Ma se vogliamo, il movimento studentesco, si diceva, contribuisce alla politicizzazione del movimento operaio proprio in quella fase di reflusso del movimento studentesco. A un certo punto si bloccano le lotte nelle università, si bloccano o rallentano di brutto le lotte degli studenti nelle scuole e quindi, come dire, emerge forte l'orientamento degli operaisti ai cancelli delle fabbriche, in particolare a portare propaganda che insiste sulla questione dei cottimi, dei ritmi di lavoro, delle nocività all'interno del posto di lavoro e porta gli studenti a fare un continuo appello alla mobilitazione, alla lotta. Ma veniamo a un altro aspetto prima di tornare al movimento operaio. La borghesia italiana inizialmente è sbigottita da questo movimento studentesco. L'idea che si aveva in Italia dagli studenti è che in generale gli studenti potessero rappresentare una base reazionaria anche per gli intenti della borghesia. Anzi, volendo citare un po' quello che era stato anche alcuni pezzi della storia degli studenti, dei movimenti studenteschi in Italia, un fatto facile da ricordare, il maggio radioso, così veniva chiamato, del 1915, quando gli studenti si schierarono in massa per l'entrata in guerra, piuttosto che i ricordi che si hanno, quella di studenti universitari schierati con polizie e fascisti contro operai e contadini negli anni successivi. Certo, abbiamo anche nella storia esempi invece di studenti che giocano un ruolo decisivo anche nella politicizzazione dei movimenti rivoluzionari. Due esempi su tutti potremmo citare la Cina e la Russia, però sicuramente erano contesti diversi. Gli universitari in Italia dovevano essere la futura classe dirigente e tra l'altro concezioni che tra l'altro all'epoca erano presenti anche nella sinistra, dicevano che l'espansione dei consumi avrebbero garantito la pace sociale. Vari teorici definiti anche a tratti di sinistra sostenevano che questa espansione dei consumi fondamentalmente portasse a imborghesirsi la stessa classe operaria.
La realtà dei fatti poi, appunto, dell'autunno caldo dimostrerà il contrario. Ma come erano cambiati gli studenti? Per dare qualche cifra, gli universitari nel 1951 erano 225.000, nel 68 erano 550.000, nel 70 erano già 808.000. Alle superiori assistiamo a un'espansione ancora maggiore, 430.000 studenti nel 1951 e 1.780.000 studenti nel 1968. Questo per due motivi, fondamentalmente: da un lato c'erano state le riforme studentesche e scolastiche dei primi anni 60 che avevano, come dire, aperto l'accesso all'istruzione, e da un altro lato c'era anche il boom economico, il tenore di vita era raddoppiato e quindi si consolida anche questa idea, se vogliamo, di ascesa sociale presente, se vogliamo, ancora oggi in qualche misura nella concezione proletaria. Ti faccio studiare così non fai la mia vita, questa idea che si tramanda dal padre in figlio. Poi in realtà spesso e volentieri queste aspettative di ascesa sociale erano frustrate. Dicevamo prima, rispetto alla politicizzazione del movimento e a quello che porta, il processo che porta gli studenti fuori dalle fabbriche. Allora, la lotta contro l'autoritarismo scolastico, universitario, la lotta contro l'autoritarismo è in generale, si trasforma in lotta contro lo Stato e l'oppressione dello Stato borghese. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è quello che sta succedendo a livello internazionale. L'Algeria, Cuba, le vicende di Che Guevara, le lotte degli afroamericani. Tutte queste esperienze, specialmente il ruolo della guerriglia, consolida l'idea nel potenziale del soggettivismo e va a far sviluppare quella che descrivevamo prima, quindi questa concezione sull'autonomia dei movimenti, sul ruolo, come dire, anche che sottolineavamo, della volontà. Questo ci accompagna, e lo sollevavamo prima quando parlavamo del maoismo, a quello che è la ricerca di modelli, di proposte ideologiche alternative al burocratismo del PC e dell'Unione Sovietica, e soprattutto la realtà internazionale di quegli anni sembra suggerire a questi studenti che queste concezioni che stanno elaborando siano corrette, volendone citare alcuni tre passaggi fondamentali. Vietnam, dopo 30 anni nella battaglia di Tet, si verifica la vittoria di un popolo contadino del terzo mondo contro una vittoria armata, tra l'altro, contro quella che era la più grande potenza mondiale sulla terra. 2. La rivoluzione culturale, appunto, quello che dicevamo prima sul maoismo, sulla lotta al burocratismo, sulla ricerca di linee ideologiche alternative. E poi c'è una cosa in più, il maggio francese, il maggio del 68, che appunto sarà l'apripista, se vogliamo, il ruolo degli studenti farà da apripista a quello che si verificherà nel corso di quel mese di maggio, cioè l'insurrezione di 10 milioni di operai francesi che sembra riporre all'ordine del giorno in Europa la questione del potenziale rivoluzionario della classe operaia, e pone due questioni. In Occidente la società dei consumi non ha strozzato quella che è la possibilità di rivolgimenti rivoluzionari, e B, viene rimesso al centro dell'attenzione, al centro del dibattito politico, al centro delle trasformazioni della realtà, la classe operaia, che torna ad essere il soggetto centrale. La conclusione in più che viene fatta dagli studenti attorno al maggio francese è che una minoranza non organizzata abbia fatto da detonatore al processo rivoluzionario. E quindi fondamentalmente questa cosa conferma una concezione in più che si fa tra gli studenti, cioè che non sia necessario organizzarsi, che non ci sia la necessità di un'organizzazione più grande, quindi il 68 rimane policentrico, rimane organizzato su vari centri universitari che più o meno con i loro movimenti elaborano delle cose separate, alle volte si trovano per dei convegni nazionali, ma questi convegni nazionali non hanno mai la necessità di produrre una linea unitaria, e nel rifiuto della rappresentanza.
Ciò detto, veniamo a quella che è appunto, se vogliamo, il passaggio dal movimento studentesco al movimento operaio, poi proviamo a trarre qualche conclusione. Un'esperienza, anzi si potrebbe dire una delle prime esperienze che vengono dal dall'incontro tra movimento studentesco e movimento operaio è quella che si verifica a Marghera nell'estate del 1968, dove l'assemblea operai studenti, che prende il nome di potere operaio, arriverà addirittura a condurre, scavalcando sindacati burocratizzati, in polemica con i sindacati burocratizzati, un'importante lotta operaia che andrà avanti con un mese, per un mese, con 13 giorni di sciopero. Ci sarà la centralità appunto di questo assemblearismo portato dagli studenti e ci sarà anche un certo livello di contestazione del ruolo del sindacato, cosa che porterà poi i militanti di potere operaio a concludere che i sindacati dovevano essere considerati superati e quindi a sviluppare poi negli anni a seguire l'orientamento scorretto del non orientiamoci verso i sindacati. Negli anni a seguire l'ondata di piena della classe della lotta di classe, dei movimenti della classe operaia, di nuovo riempirà Partito Comunista e sindacati. E infatti questa scelta, e qua abbiamo delle basi di scelte sbagliate di cui si pagheranno gli errori dopo, porterà fondamentalmente delle avanguardie rivoluzionarie capaci di esprimere linee molto più avanzate ad arrivare invece a separarsi dalla lotta di classe. Momenti analoghi si verificheranno per esempio anche a Pisa, dove alla Olivetti, la Saint-Gobain, il gruppo chiamato dal potere operaio pisano, di fatto allo stesso modo, con caratteristiche analoghe, arriverà a dirigere quella lotta. E ancora di più vale in questo caso come esempio la vicenda che porta alla nascita di lotta continua, dove il gruppo che si chiamava la Lega, Lega Studenti Operai, un gruppo operaista che ruota attorno al movimento studentesco torinese e che si ispira alla rivista di Raniero Panzieri, Quaderni Rossi, inizia un'attività di sostegno a quello che è lo sciopero che si tiene alla Lancia. Tra alcuni di questi si stabilirà un contatto con altri gruppi presenti specialmente nel nord Italia. Si citava prima Pisa, ma si potrebbe ancora di più citare, come dire, altri gruppi operaisti, specialmente di Milano e Marghera, che facevano riferimento invece alla rivista Classe Operaria, che aveva chiuso, se non ricordo male, nel 1967. L'obiettivo che questi studenti si danno è quello di andare fuori dai cancelli della Fiat e volantinare. Presenza costante al cambio turno. Ancora prima di volantinare, l'obiettivo che si pongono è quello di cercare di parlare con i lavoratori e cercano di starci il più possibile ai cambi turno. E da lì, dopo aver raccolto le prime impressioni, portano avanti una propaganda per la parità dei salari, contro il cottimo, contro la nocività e contro, se vogliamo, la linea rinunciataria, molle e ultra burocratica del sindacato. È una routine faticosa che in realtà a lungo non porta nessun risultato fino allo sciopero di Mirafiori del 69. Il rapporto che gli studenti sul medio periodo stabiliscono è soprattutto con una fetta nuova di classe operaria, una fetta di classe operaia giovane, meridionale, delle volte sono anche coetanei o poco più, e questo rapporto fa sì che a un certo punto gli studenti iniziano ad invitare gli operai con cui vengono a contatto in quelle che sono le assemblee che si tengono alle università occupate. Così questo rapporto assemblea operai-studenti si fa sempre più approfondito, migliorano anche quelle che sono le rivendicazioni, si fanno più precise, più calibrate. E in continuazione, ad ogni cambio di turno, si tiene un'assemblea alle Molinette in cui partecipano anche operai nella definizione di quelle che sono le rivendicazioni. L'assemblea operai studenti decide di cambiare la firma sul volantino e cambia la firma ad operai studenti in lotta continua, che poi prenderà appunto il nome dell'organizzazione.
Man mano che questa propaganda cresce e che la risposta operaia si fa più profonda, si verifica, come dire, le assemblee vengono spostate dalle molinette alle zone circostanti a Mirafiori. E così anche lì la partecipazione operaia si fa maggiore. I criteri sono quelli dell'assemblearismo che veniva per l'appunto dal movimento studentesco. Calcolate che all'inizio questo gruppo riusciva a coprire su 32 cancelli che ci sono a Mirafiori, ne riusciva a coprire solamente 8, si sta parlando di una fabbrica di 45.000 operari, ma appunto con la crescita di questa iniziativa addirittura arrivano sostegni da fuori, in particolare da Pisa, dal movimento studentesco, eccetera, la tenacia, il reflusso del movimento studentesco fanno sì che ci sia un riorientamento di una fetta importante di studenti verso la fabbrica e così progressivamente riusciranno pressoché a coprirla tutta anche nella propaganda. Quello che si sta verificando in questa casa, allora, volendo centrare un po' di più quello che stiamo spiegando, le rivendicazioni di lotta del gruppo, che poi diventerà lotta continua, erano, come dire, potremmo definirle economiciste, cioè si concentravano soprattutto sugli aspetti economici. C'era l'idea che sollecitando una rivendicazione economica, portandola ad un livello sempre più alto, si potesse arrivare con quell'ottica gradualista, di fatto sottoprodotto della visione che veniva derivata dall'andamento dei processi di guerriglia a quella che era appunto la lotta politica. Quindi la lotta economica sostituiva la lotta politica in un gradualismo che portava fino non tanto a una rottura rivoluzionaria, ma a un'affermazione rivoluzionaria della classe operaia. Questo portava al rifiuto di una rottura, al rifiuto della necessità di una presa del potere, tutte concezioni che poi verranno nel tempo messe alla prova. Ma quello che si verificherà in questa situazione in cui i sindacati rifiutano di organizzare la lotta operaia sarà che a un certo punto effettivamente lotta continua riuscirà a prendere la direzione di un processo. Così siamo nell'estate del 1969 e quello che si verifica è che per la prima volta lotta continua prova a convocare un corteo di operai in cui però non si vede il ruolo centrale da parte del sindacato. E questo corteo operaio viene convocato con partenza davanti ai cancelli di Mirafiori. Dopo un momento in cui si attende che non arrivi nessuno, gli operai non arrivano, in realtà poi la spicciolata arrivano, fino ad arrivare a 3 o forse 4.000 operai. Allora si assommano numerosi studenti che in quel punto hanno scelto che il loro orientamento doveva andare lì. Il corteo non parte, la polizia si rifiuta di farlo partire, non vuol far sì che questa lotta operaia possa acquisire una visibilità, non vuole farlo arrivare in città. E così nel giro di poco iniziano gli scontri. Agli scontri con la polizia gli operai non arretrano, ma anzi gli operai sostengono lo scontro. E così, come dire, lo scontro si diffonde, si moltiplica, si fa molto violento, ma soprattutto quello che si verifica è che nelle vie circostanti, quando la notizia di questi scontri si diffonde, la popolazione proletaria dei quartieri operai torinesi partecipa. E così vediamo sassaioli infinite che iniziano nel pomeriggio e vanno avanti fino a notte, vediamo balconi che vengono lanciati dai vasi, addirittura c'è un episodio in cui gli operai prendono il possesso di un escavatore e lo rivolgono contro la polizia. Sicuramente quella giornata di lotta, quella giornata che assume dei caratteri quasi insurrezionali, che verrà ricordata come la rivolta di Corso Traiano, rappresenta uno dei momenti che ci anticipa, ci dice molto di quello che succederà nel 69 e nell'autunno caldo. E qui si conclude un po' il nostro discorso. Per tirare le somme, uno dei grandi pregi del 68, di questo 68 studentesco, fu quello indubbiamente di prendere una nuova generazione, che è fatta anche di giovanissimi militanti, e di portarli con spirito rivoluzionario, con un profondo spirito di sacrificio ed entusiasmo ad intervenire nella realtà per trasformarla. In realtà
Questo intervento porterà poi negli anni a seguire, e uno dei meriti proprio del movimento studentesco starà nel politicizzare di molto il movimento operaio, nel quale anche la diffusione delle concezioni rivoluzionarie anticapitaliste si farà molto profondo. L'assemblea e questo strumento dell'assemblea di massa, con i limiti appunto che si esprimevano del leaderismo, a tratti anche della scarsa democrazia che si determinava, però hanno un merito fondamentale, che è quello di diventare gli strumenti attraverso il quale la protesta operaia, che non conosce espressione nel burocratismo delle sue organizzazioni tradizionali, ad una linea che gli permette di esprimersi, e lo fa in un contesto di massa, di confronto, e questo gli viene a relazionare proprio con quello che sarà lo sviluppo dei gruppi di estrema sinistra, rivoluzionari, eccetera, lotta continua, potere operaio, avanguardia operaia, che tutti avranno un intervento in questa realtà e saranno in grado, come dire, di vedere moltiplicata la propria influenza sulla base proprio di questo contesto di massa. Se vogliamo, il grande limite, al contrario, fu quello di non essere in grado di sviluppare una linea rivoluzionaria, una visione anche lucida di quello che era il ruolo della CGIL, del sindacato di massa, del Partito Comunista. Negli anni a seguire vedremo un'importante espansione del movimento studentesco, del movimento operaio, della lotta di classe. E quello che sarà l'esito principale sarà proprio, se vogliamo, anche dismentire tutte le concezioni sull'autonomia dei movimenti. L'ondata di piena della lotta di classe, l'ondata di piena del movimento operaio rimetterà al centro dell'attenzione e ristabilirà, se vogliamo, una verità che si verifica nella pratica, cioè che il soggetto principale della trasformazione è la classe operaia. Questa centralità della classe operaia verrà fortemente ribadita nel corso dell'autunno caldo. Ma di questo particolare aspetto ne parleremo con Margherita Colella, appunto, sulla lotta operaia nel corso dell'autunno caldo. Grazie.